Promosso da Confcommercio, si è tenuto nell'Aula Magna dell'Università degli Studi Aldo Moro al Convento San Francesco il convegno Taranto, cambiare si può, la nostra visione del futuro, alla presenza del Presidente Nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Loredana Capone. Dopo aver analizzato l'attuale situazione nella città ionica, ha proposto un modello di sviluppo sostenibile di rilancio per il territorio tarantino. Nonostante le potenzialità di crescita del sud in generale, non si registrano purtroppo ancora segnali incoraggianti. Il rilancio di Taranto, secondo Confcommercio, passa dunque attraverso 4T: tutela del territorio, turismo, trasporti e terziario. Il Taranto vuole cambiare pagina, si può? Ma non solo si può, secondo me si deve, perché vede, io in maniera molto sintetica gliela dico così, insomma, la vera crescita strutturale del nostro paese passa colmando il divario che esiste tra nord e sud, un divario che purtroppo si è allargato per via della crisi. Io vorrei dare due dati su tutti. Il primo, nel 2013 il PIL qui nel meridione è crollato del 4%, cioè il triplo del resto del paese. E il secondo dato è che il livello dei consumi nel 2015, il livello dei consumi sarà inferiore rispetto a quello di 20 anni fa. Eppure, vede, le potenzialità di crescita ci sono tante, sono importanti. Il caso Taranto lo spiega in maniera straordinaria. Anzi, il rilancio del Mezzogiorno, ecco, passa proprio da quello che io vorrei definire come l'effetto T, dove T sta certamente per Taranto, ma sta anche per le tre T di tutela del territorio, turismo, trasporti. Insomma, per quanto riguarda il turismo, anche venendo qui si nota, si coglie in maniera molto forte, molto percepibile, c'è veramente la possibilità di costruire una offerta turistica attraente, un'offerta turistica anche emozionante, e tutti dobbiamo lavorare per questo obiettivo. Certamente occorre anche le infrastrutture per consentire il trasporto di merci e di persone in maniera più semplice e più efficiente. Allora, in buona sintesi, il rilancio di Taranto e del Mezzogiorno passa per un'ultima T, e l'ultima T significa terziario, perché oggi per raggiungere veramente l'obiettivo di una crescita consistente bisogna correre, e si deve correre secondo noi, ma come ha detto anche, come dirà molto bene l'amico presidente Gian Grande, l'amico Leonardo, bisognerà correre su due gambe, certamente la gamba dell'industria ma anche la gamba del commercio, la gamba del manifatturiero e quella gamba molto importante e molto robusta e molto significativa del terziario. Il territorio chiede anche un'alternativa alla grande industria. Beh, è esattamente il modello in cui noi dobbiamo percorrere. L'Italia è forte perché riparte dalle proprie, è sempre state forte perché si basa sulla piccola e media impresa, sulla qualità, sulla ricerca. Pensiamo ai distretti industriali che si sono sviluppati, e pensiamo alla Puglia, quanto è stata patria di questi distretti industriali negli anni precedenti. Le eccellenze, penso a tutto il settore dell'arredo, del mobile, penso al tema della qualità dell'agricoltura e quindi all'eccellenza dei prodotti italiani, penso al turismo, penso anche per esempio all'eccellenza che attorno a Taranto c'è di un grande polo industriale legato all'aeronautica, legato alla vocazione che l'aeroporto di Taranto potrebbe avere. Cioè, bisogna smetterla di pensare a singoli settori, bisogna ritornare all'orgoglio italiano, e all'orgoglio non di un'Italia che è divisa ma di un'Italia che insieme può vincere la sfida per la crescita. Il governo interverrà sull'Ilva? Il ministro Guidi sta già lavorando insieme con il ministro
Galletti per quanto riguarda il rilancio dell'attività, che per noi è fondamentale. Un paese industriale non può pensare di non avere produttori di acciaio, non andiamo da nessuna parte se vogliamo continuare ad essere un grande paese manifatturiero. Mi sembra che sia la ministro Guidi che il ministro Galletti si siano immediatamente concentrati su questo tema, il nuovo commissario, e quindi aspettiamo le proposte che il ministro Guidi questo paese ha sempre detto che c'era bisogno di soldi. Mi sembra che tante volte le risorse sono state date e sono state sprecate. Il primo problema innanzitutto non è quello delle risorse, il primo problema innanzitutto è non buttare via le risorse, decidere quali sono priorità e investire sulle eccellenze. Forse per la prima volta arriveremo anche ad una svolta, non parlo ovviamente dell'IVA, ma parlo dell'Italia, che non accetta, lo diciamo ancora con forza, che qualcuno con la matitina rossa possa scriverci e farci fare i compiti. L'Italia è un grande paese industriale, un grande paese fondatore dell'Europa, e quindi darà in questa presidenza di semestre italiano il proprio contributo. Per esempio, io voglio, e sono qui a Taranto per questo, sottolineare che anche riguardo al tema della portualità, delle infrastrutture, l'Europa deve tornare a metterle al centro. Mi hanno raccontato di eccellenze, penso all'aeroporto di Taranto, lo ripeto, di sperimentazioni che si stanno facendo in questo aeroporto insieme con Finmeccanica e insieme con la possibilità che Taranto diventi uno dei primi aeroporti dove il trasporto viene sperimentato, in particolare quello delle merci con le nuove tecnologie. Insomma, mi sembra che abbiamo tanto da lavorare, meno chiacchiere e più parole.